Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi parlo di lei. Lei è la mia friggitrice proscenic, friggitrice ad aria. Questa specificatamente è quella di mia figlia, perché la mia è già nella nuova casa. Vi voglio parlare e fare un bilancio di questa friggitrice un anno dopo l'utilizzo. Ho pensato di fare questo video in collaborazione con la mia amica Antonella del canale I Consigli di Antonella 2. Tra l'altro, il suo video, ragazzi, sicuramente sarà più dettagliato, più specifico del mio. Quindi vi invito ad andare a vedere il suo video dove vi darà dei dettagli più tecnici e delle cose di cui io non vi parlerò. Vi farò proprio un sunto, un consuntivo di quest'anno con questa friggitrice Proscenic. Questa è stata acquistata su Amazon in offerta, adesso io non mi ricordo esattamente quanto è stata pagata. Mi sembra che questa sia stata pagata un po' meno, quella di mia figlia, cioè questa qui un po' di più e l'altra mia un po' meno, perché io avevo preso la mia in un momento di saldo. Comunque, allora, che cosa penso? Quindi, per quanto riguarda come è fatta, eccetera, sicuramente vi invito a vedere il video della mia amica Antonella. È un attrezzo molto semplice. Io purtroppo ho problemi di schiena, per cui non posso fare il video da un'altra parte e devo farvelo per forza qui, quindi non posso essere così precisa e dettagliare, diciamo, farvela vedere internamente, ma sicuramente lo farà la mia amica Antonella. Vi voglio però dire che cosa penso io di questa friggitrice. Allora, intanto vi voglio dire che io l'ho trovata un'ottima collaboratrice, perché questa friggitrice mi ha aiutato tantissimo nel caso in cui io non avessi voglia di accendere il forno. Per quanto mi riguarda la friggitrice ad aria, io l'ho utilizzata molto di più come forno, perché per quanto riguarda me è un fornetto ventilato. Quindi io non l'ho mai utilizzata per friggere niente, l'ho utilizzata per andare a cuocere o riscaldare qualcosa di precotto, come possono essere quelle cotolette di pollo, per dire impanate, o i bastoncini di pesce, insomma l'ho utilizzata per cuocere i peperoni arrostiti, l'ho utilizzata per fare le fette di salmone fresco, l'ho utilizzata per cucinare il pollo. Insomma, l'ho utilizzata per fare il brownie, la torta proteica, l'ho utilizzata per tante cose, ma in luogo della frittura, cioè al posto di friggere, direi quasi mai, anche perché io sono della scuola che se una cosa è fritta, deve essere fritta dentro l'olio, cioè per me il fritto è quello. Io lo mangio pochissime volte l'anno, però quando lo mangio deve essere fritto, e per quanto mi riguarda, io non trovo che la friggitrice possa fare questo, cioè che la friggitrice ad aria possa fare questo. Per me questo tipo di friggitrice, è un fornetto. Quindi io la consiglio tantissimo perché velocizza comunque i tempi, in cui voi dovete far scaldare il forno, insomma, ci mettete più tempo, eccetera. Invece qui potete scaldare velocemente, cucinare velocemente un qualcosa senza aspettare che il forno si riscaldi, perché è molto molto rapido anche il riscaldamento. Per me è utilissimo perché appunto ci faccio i peperoni arrostiti in pochissimo tempo, il pesce anche, oltretutto non impuzza tutta la casa, cosa che sovente quando si fa il pesce al forno si sente per tutta casa. Invece devo dire che con la friggitrice ad aria va molto meglio, quindi io mi trovo benissimo e la consiglio soprattutto per chi magari fa uso che ne so, di spinaccine, di bastoncini di pesce, di cose che andrebbero di patatine fritte, prefritte, per queste cose qua. Però sinceramente non per l'uso della friggitrice. Cioè, se volete una cosa fritta, secondo me dovete mettervi una padella con l'olio e friggere. Cioè, è una cosa completamente diversa. Mia nipote continua a gridare, io non capisco, lo fa apposta. Veramente, è stata zitta tutta la mattina. Come io apro, faccio un video, lei comincia. Vabbè, scusatemi. Comunque, quello che vi volevo dire è che io l'ho trovata veramente molto utile e tant'è che l'ho comprata anche a mia figlia. È una cosa che velocizza i tempi, però
però per quanto mi riguarda è un fornetto, cioè è un fornetto ventilato. Poi voi potete anche fare delle cose, ho visto persone che fanno tipo delle sorte di patatine fritte, delle cose spruzzando l'olio, perché ovviamente non si può mettere l'olio, cioè l'olio si può spruzzare sopra all'alimento, ma non è che si mette l'olio all'interno assolutamente, perché appunto è un fornetto. Quindi io la consiglio assolutamente. Per quanto riguarda consumi, cose di questo tipo, guardate il video di Antonella, perché lei sicuramente sarà molto più dettagliata e precisa di me. Io in consuntivo posso dirvi che la ricomprerei, perché per me è stata molto utile, la riprenderei, la trovo un oggetto molto molto utile, così come per me è stata l'asciugatrice, senza la quale io non potrei veramente più vivere, cioè lavatrice e asciugatrice insieme per me sono indispensabili, e quindi io ve la consiglio. Penso che non ci sia, io non ho notato sulla bolletta un particolare aumento, quindi credo che sia un elettrodomestico che non abbia un grandissimo consumo. Io lo sto utilizzando sempre appunto per cucinare il pesce, perché lo trovo comodissimo, per fare delle torte, per fare delle frittate, per fare delle verdure cotte, in particolare i peperoni arrossiti che vengono benissimo, ho cucinato qualche volta le alette di pollo che vengono fantastiche, le alette di pollo piccanti, però non, ripeto, non riesco a vedere in questo elettrodomestico un prodotto per fare il fritto. Io lo vedo come un piccolo forno ventilato, un fornetto ventilato che si riscalda velocemente, con cui si possono fare tante cose, con cui si possono scaldare anche velocemente le cose, tipo avete un trancio di pizza da scaldare, insomma. Poi ovviamente uno fa, diciamo, può cucinarci dentro quello che vuole, può anche pensare di utilizzarla in luogo della frittura, però per quanto mi riguarda il fritto è diverso. Cioè io ieri sera, per esempio, una tantum, io non cucino quasi mai fritto, però ieri sera ho fatto delle melanzane impanate fritte. E, ragazzi, io le ho fatte come vanno fatte, cioè dentro l'olio di semi le ho fritte nell'olio, perché secondo me quando tu vuoi mangiare un fritto, il fritto è quello, cioè non può essere quello che viene fuori da qui, cioè per quanto mi riguarda è così. Poi se non siete d'accordo, io vi do la mia personalissima opinione e poi ognuno ovviamente fa quello che vuole. Chiaramente io devo essere sincera, per quanto mi riguarda io non l'ho mai utilizzata in luogo della frittura, io l'ho utilizzata come fornetto e quindi per me questo è. Bene, vi lascio al video della mia amica Antonella, che tra l'altro è stata proprio lei a suggerirmi questo acquisto e ne sono grata, perché mi ha risolto tante cose. Quindi vi lascio al suo video, che sicuramente sarà molto più dettagliato e molto meglio del mio. Vi lascio allora al suo video, un bacio a tutti e a presto, ciao!